Ognuno di noi ha una diversa soglia del dolore, è il cervello a regolare il sintomo e la cosiddetta soglia del dolore si differenzia da soggetto a soggetto. Il dolore è un'esperienza sensoriale e come tale è dominata dalla sfera psicologica, dalla sfera comportamentale ed è quindi un sintomo estremamente soggettivo. Quando il dolore si presenta in ambito ospedaliero, quali sono gli strumenti per combatterlo? Sono molteplici ed è appunto la loro molteplicità che ci consente di poter dire che ogni tipo di dolore può essere affrontato e controllato adeguatamente. Andiamo da terapie monofarmacologiche a terapie multifarmacologiche a terapie che poi si definiscono multimodali, che associano appunto l'utilizzo di più farmaci a tecniche diverse di somministrazione, che possono essere appunto la via di somministrazione endovenosa piuttosto che intratecale o perinervosa. Nella provincia di Verona l'ospedale Fracastoro offre alle mamme in attesa anche il parto indolore. L'analgesia in travaglio di parto è garantita presso l'ospedale Fracastoro 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Su 1400 parti annui, circa il 20% vengono espletati appunto con analgesia epidurale. Un'altra eccellenza dell'ospedale Fracastoro è riferita all'attenzione data al dolore acuto post-operatorio. Il dolore acuto post-operatorio rappresenta l'80% del dolore acuto in ambito ospedaliero. Merita quindi un'attenzione particolare da parte del servizio di anestesia e rianimazione. Garantiamo ai nostri pazienti un'assistenza per le prime 24 ore post-operatorie in modo tale da controllare e al limite modificare la terapia analgesica post-operatoria impostata già in corso di intervento chirurgico. Il dolore è una forma di difesa del nostro organismo, segnala alterazioni fisiologiche. È bene quindi essere anche in grado di percepirlo, ma l'importante per ognuno è non avere paura del dolore ancor prima che si presenti.